volesse iniziare con noi un altro anno, i corsi sono liberi da 18 anni a 90 anni e vi divertirete. Comunque torno indietro, questo è il saggio del primo anno, sono 12 signori, signore, che affrontano una sorta di monologo diviso in 12 parti. I meno giovani sicuramente ricordano Felice Andreasi. Felice Andreasi era un comico tagliente, sarcastico, secondo me straordinario, difficilissimo da portare sulla scena. Loro ce l'hanno messa tutta e devo dire che qualche risultato veramente lo hanno ottenuto. All'inizio erano anche spaventati perché si sono trovati davanti una mole di lavoro enorme, ma io credo che sia la strada giusta, cioè vi chiedo 100 per ottenere 60, se vi chiedo 50 magari ottengo 20. Hanno lavorato tanto e intanto vorrei un applauso per loro perché hanno... lo hanno ottenuto, abbiamo fatto una prova generale prima che arrivaste voi, ha funzionato tutto, per me dico il saggio lo avete finito, chiaro, ora è da affrontare il pubblico, è un'altra cosa, è un mestiere straordinario dove lavori per dei mesi, una volta alla settimana, poi ti bruci tutto in una sera, se sbagli hai sbagliato, non è che puoi ricominciare, quello che è qui davanti al pubblico, poi al garage ancora peggio che negli altri teatri, perché lo spettatore è lì, qualsiasi errore lo si mette in evidenza. Il testo è tutto al maschile, per cui non si sbagliano se la signora dice, parla di se stessa al maschile. Tante battute hanno un doppio senso sessuale, per cui è buffo dire mio marito, cioè io trovo che lei ha un corpo sconvolgente ed è una donna, insomma, è al maschile, è scritto per un monologo al maschile. La storia è di un signore, ma non ve la racconto tutta, già vedo Margherita che è preoccupata, e quando inizio non la finisco più, la storia di un signore che cade dal 14° piano. Sono 20 centimetri, vabbè, ma non potevamo rischiare con l'unità dei nostri allievi. Sto cadendo dal 14° piano, mentre cade dal 14° piano ha delle riflessioni. Dice, vabbè, ma è proprio stupido cadere per una stupida distrazione. Adesso che faccio? O grido, o rifletto. Ma già che ci siamo, rifletterò. E comincia a riflettere. Ciò che vedete davanti, sul proscenio, o al centro del palco, sono le riflessioni del signore che sta cadendo dal 14° piano. Non c'è un protagonista, sono tutti protagonisti, quindi di tanto in tanto c'è quello che cade dal 14° piano. Di fatto sarebbe una sola persona che cade dal 14° piano, lo devo dire, perché altrimenti c'è il rischio che non si capisca. E tutto ciò che accade è una sorta di riflessioni dell'uomo che sta cadendo, prego accomodatevi, dal 14° piano. La comicità è surreale, quello che hanno dovuto mettere gli allievi è la forza, l'interpretazione. Ce l'hanno fatta secondo me. Vi chiedo gentilmente di spegnere i cellulari e di godervi lo spettacolo. In bocca al lupo a tutti.
cadendo dal 14° piano. È veramente imbarazzante cadere da una simile altezza per una stupida riflessione. Avessi perso l'arco. O avessi fatto qualsiasi altra cosa. Avessi perso l'equilibrio per qualcosa, invece nulla. È già successo ad altri, voglio dire. No, avessi perso l'equilibrio per spiare la vecchia vicina del piano sottostante, oppure mi fossi agitato troppo nel salutare dei parenti in strada e oblà. Niente affatto. L'incidente è avvenuto per cause ancora più banali. E sono certa che per tutto il tempo che durerà la caduta non riuscirò a darmene pace. Tuttavia, cercherò di non pensarci più. Perché guastarmi gli ultimi attimi di vita che rimangono con dei rimpianti quando posso divertirmi un'ultima volta pensando alle supposizioni che si faranno sulla causa della mia caduta. Ma i più propenderanno per un suicidio. Ma siccome tutti mi conoscono come un'anima lieta, dovranno dire: ecco che è cotto da improvvisa follia, si è gettata dal 14° piano senza un grido. Miei cari, durerà così poco il viaggio che non posso neanche permettermi di gridare. Poi io mi conosco, non riesco a fare contemporaneamente due cose così complesse come gridare o riflettere, o grido o rifletto. Quindi, potendo scegliere, rifletterò. Ma su cosa potrei riflettere? Non so, ma sulla fame nel mondo. La fame nel mondo c'è, e ce n'è anche tanta, solo che è mal distribuita. Chi ce l'ha egoisticamente se la tiene e agli altri non gliene dà. Infatti c'è chi di fame ne ha da morire e chi ne ha appena per vivere. È difficile distribuire la fame nel mondo senza fare ingiustizie. Bisogna essere cauti. Infatti, se si distribuisce la fame a quelli che ne hanno già troppa, si rischia di dar loro il colpo di grazia e di farli morire prima del tempo. Come si fa a distinguere? C'è quello che non mangia perché non ha da mangiare, e c'è quello che non mangia pur avendo da mangiare perché quelli che non hanno da mangiare possono mangiare. C'è quello che non mangia perché fa la dieta per dimagrire, e c'è quello che se ne frega sia di quello che non mangia perché non ha da mangiare, sia di quello che non mangia pur avendo da mangiare perché quelli che non hanno da mangiare possono mangiare. Hanno fame tutti e tre. Come si fa? E poi a guardar bene, quello che non mangia perché non ha da mangiare si presenta generalmente abulico, con l'occhio stanco, vacilla qua e là, sviene. Quello che non mangia perché non ha da mangiare pur avendo da mangiare perché gli altri non possono mangiare è piuttosto vivace, l'occhio non è spento ma acceso, non vacilla e non sviene. Anche perché qualche cappuccino di frodo se lo fa. Quello che fa la dieta, specialmente quella americana, mangia molto più degli altri. E quanto a vivacità, bisogna solo tenerlo a freno. Rimane che è più facile distribuire le ricchezze che la fame nel mondo. Le ricchezze sono lì, che si vedono e si toccano con mano. Da dove ce n'è se ne prende una manciata e la si mette dove non ce n'è. E se si vuole se ne aggiunge ancora un pizzico. Per fare buon peso così tutto va a posto. La fame non si vede e non si tocca con mano. Si può camuffare però, perché anche quello che si presenta a bulico con l'occhio spento, se lo afferri un momentino e lo vesti bene, magari Versace, le metti addosso un bel cappottone imbottito e lo sbatti nel mucchio, devi avere l'avvertenza di non metterlo in prima fila, perché se sviene, si nota, passa per buono anche lui. La fame non si vede, non si tocca con mano, ma si sente.
lamentano quelli che ce l'hanno, perché quelli che non ce l'hanno pensano sia tutta propaganda, si incazzano e mangiano molto più di prima. Ogni tanto anche qualcuno di loro muore, di indigestione però, dicono che dia tutta un'altra soddisfazione. Il piacere che mi procurano certi sottili ragionamenti mi conferma che l'idea di riflettere, invece che gridare, è stata opportuna. Me ne rallegro, anche se mi è consentito in un'occasione penosa come questa. Una donna sola. No, si sbaglia. Vorrei accendere un focherello, un po' freddo. Ho difficoltà a crederle. Sono le 2 del pomeriggio del 15 agosto e fa un caldo torrido. Davvero? Non mi dica che non se n'è accorto. Ma mi dia la sua parola d'onore che è estate. Anche se lei è uno sconosciuto, la parola gliela do senza la minima difficoltà. E poi si vede occhio nudo che è estate. E lo sa benissimo anche lei. L'ho capito dalle sue calzature. Il sandalo mi ha tradito. Non solo, lei indossa calzoni leggerissimi e la sua camicia è addirittura trasparente. Le assicuro però che sono abiti invernali, ormai lisi per il troppo uso. Lei non è affatto spiritoso. Lo so benissimo, il mio dramma. E allora mi lasci stare. Mi aveva impietosito, l'avevo accarezzato, ma tutto all'improvviso quel gatto traditore mi ha morsicato. Dovevo saperlo che il gatto è traditore, peggio di tutti quello scorticato. Probabilmente l'hanno tormentato invece di trattarlo con amore. Lui si deve essere arrabbiato, questo è il motivo che mi ha morsicato. Saranno state quelle 4 suore che l'anno scorso, il 17 agosto, hanno sgozzato un cane da pastore. Poi l'hanno sezionato e fatto arrosto. E meglio del camoscion l'ha trovato. Forse perché non l'hanno mai mangiato. Mi ha morsicato il piede, mi sanguina il ditone e mi fa male l'unghia. Ma mi fa compassione. È tanto scorticato, tanto che l'ho perdonato. Dovevo saperlo che il gatto fa infezione. Peggio di tutti, quello scorticato. E dato che anche il tetano rischiato, mi dicono che per giusta precauzione il medico il ditone mi ha tagliato e 4 dita piccole ha lasciato. Allora l'ho aspettato dal portone, quel gatto velenoso e scorticato. E dopo averlo lungo accarezzato, con 4 bastonate l'ho colpito, stecchito. È meglio del coniglio cucinato, forse anche meglio del brasato. Mi aveva morsicato! Zitta! Cosa vuole adesso? Un po' di calore umano. Questo sì che parla chiaro. Ma lei è molto spiritosa. Lo so benissimo, è il mio dramma. Mi viene da ridere, perché mai avrebbero dovuto ammazzarmi. Per invidia, certo. L'invidia potrebbe essere movente. Soltanto un tipo straordinariamente invidioso delle mie straordinarie qualità potrebbe volere la mia morte. Ma dubito fortemente che un tipo simile esista. A meno che, non so, posso sbagliarmi. Ma quel tipo l'altro giorno, quello sì è pure capace. Uno che mentre camminavo per via Roma, mentre faccio per girare l'angolo, PUM! Mi è venuto addosso. Correva a testa bassa, coi pugni sulle spalle e gli occhi fuori dalle orbite. Mi è venuto dentro, nella pancia, e mi ha buttato per terra, lungo disteso, con lui sopra.
mancato il fiato, quasi tutto. E con quel poco di fiato che mi era rimasto, me lo sono tolto di dosso con fatica, perché si era come incastrato tutto quella. E siccome ho avuto l'impressione che fosse anche un po' contrariato, per metterlo a suo agio, prima gli ho tolto un po' di polvere dai vestiti facendo finta di niente. E poi gli ho detto, pardon, sono scivolato. Mentre cadevo per terra è arrivata lei di corsa ed io sbadatamente me lo sono trascinato dietro. Lui il fiato ce l'aveva ancora tutto, forse perché l'aveva trattenuto per venirmi dentro nella pancia. Fatto sta che l'ha fatto uscire tutto in una volta e mi ha gridato senza sottintesi. Pezzo di merda! Quando si gira l'angolo non si guarda per aria. Togliti di mezzo, la strada è di tutti! Bum! Mi ha tirato un pugno fortissimo in mezzo agli occhi e mi ha buttato di nuovo per terra, lungo e disteso, tutto tramortito. Non gliel'ho mica perdonata. Il giorno dopo mi sono messo sull'angolo in agguato. Non è passato. Neanche il giorno dopo ancora. Dopo una settimana, non era ancora passato. È passato 3 mesi e mezzo dopo circa. Comunque, appena l'ho visto girare l'angolo di corsa, con i pugni sulle spalle e gli occhi fuori dalle orbite come l'altra volta, ho fatto un gran salto da una parte per evitarlo nella pancia. E proprio quando mi è passato sotto il naso, proprio nell'attimo che rallentava un momentino, quando l'ho avuto a tiro, a 2 o 3 centimetri non di più, con tutte le mie forze gli ho gridato: maleducato! Non si è fermato, ma si è sentito. Gli ho dato una lezione che se la ricorda per tutta la vita. Bene, la cosa si spiega. L'intensità del traffico non consente distrazione. E lo sguardo di ognuno che vi si trovi impegolato può essere rivolto tutt'al più in senso circolare, mai verso l'alto. Può risultare fatale. Peccato, perché se qualcuno mi vedesse, chiamerebbe pompieri. Sarebbe eccitante cadere nel bel mezzo del telone dopo alcuni giganteschi rimbalzi, mettere i piedi per terra. Un saltino leggero e strette un bel po' di mani, grazie di tutto, vuol rendere. Andarmene illeso, con un inchino. Sarà per un'altra volta. Per quanto, anche quando ho incontrato Adele, ho detto, non ci sarà un'altra volta. Ma signora, non stia in piedi, le cedo il posto. Cosa credi? Si accomodi. Piacere. Un corno. Da troppo tempo per l'uomo la donna è sinonimo di piacere. Adesso basta. Oh, questa è bella. Sì, sono belle. Allora il corpo è il mio e me lo gestisco come mi pare. E si metta bene in testa che io sono una donna. Ah, io sono un uomo. L'uomo non esiste. Ma per piacere. Per il piacere è nullo. Per il resto l'uomo è un essere bieco, tirannico e sfrenatamente egoista. Ah, non io. In trap cedo sempre il posto alle signore. Ipocrita, c'è qualcosa di più importante. Potrei darle una borsa piena di verdure. Per dimostrare la mia buona fede, sarei disposto a cedergliene una parte. Non vogliamo elemosina, ma parità di diritti. In questo momento lei mi coglie un po' di sorpresa. Non saprei proprio dove mettere le mani. Le mani se le tenga a casa sua. Lei è un essere viscido ed evasivo. Guardi, non è neanche un uomo, non è niente. E si ricordi che con o senza le mani l'uomo è sempre morto. Viva la donna! Effettivamente, le statistiche menzionano un numero altissimo di vedove. E questo per l'uomo è un fenomeno preoccupante. La donna è più forte dell'uomo in tutto, tranne nei muscoli. Ah, tregua! Non capisco più niente. Ho in testa una gran confusione. Tregua un corno!
cosa dà lei ad una donna? Avanti, sentiamo. No, certe cose non si mettono in piazza. Oh, invece sì. È giunta l'ora per la donna di scendere in piazza e metter fuori tutto. Ah, come uomo sono perfettamente d'accordo. Ci sarà da ridere. Ah, in certe situazioni io non rido mai, io divento una belva. Ma mi faccia il piacere. Ma subito! Mi lasci, mi lasci, io sono mia. Quante storie, volevo essere un po' suo anch'io, farle il piacere, insomma. No, no, io sono mia, soltanto mia. Ah, quando è così si tenga pure tutta per sé. Io non ci tengo. Ne ho piacere. Chi si contenta, gode. Io non mi contento mai. Allora si faccia vedere da uno specialista. Addio. Bene, altro che addio. Senta. Dica. Adesso me ne vado. Anch'io. Da che parte? Di là. Anch'io. Sembra fatto apposta. Ma è fatto apposta. Lei è molto intelligente. E lei è una rubacuore. Cesaro, il mese più bello per sposarsi è settembre. La luna di miele la faremo a Venezia. Se sarà femmina la chiameremo Letizia. Se sarà maschio lo chiameremo Felice. Sarà bella, buona, bella, virtuosa, intelligente e molto affezionata al padre. Sarà alto, generoso, forte e adorerà la madre. Sarà una bambina prodigio. Oh, sarà un bambino prodigio. A 6 anni vincerà il primo concorso di bellezza. A 8 anni salverà un coetaneo da sicuro annegamento. A 10 anni, consigliatasi col padre, rifiuterà la parte di protagonista in un film. A 15 anni avrà sui piedi tutte le ragazze e anche molte signore. A 16 anni rifiuterà la corte di un corteggiatore molto ricco, forse il figlio di un emiro. A 17 anni sarà il più giovane e brillante fra tutti i laureati. A 20 anni rifiuterà, uno dopo l'altro, una dozzina di ricchissimi pretendenti. Ah no! A 20 anni una donna deve pensare seriamente a farsi una famiglia. Infatti sposerà il più ricco e il più bello di loro. E i poveri genitori? I figli devono fare la loro vita. Anche Felice, infatti, sposerà una giovane ereditiera ricca, ma inesperta. E alla morte dei suoceri, la mamma si stabilirà a casa loro per amministrare saggiamente l'intelligente patrimonio. Mentre il babbo, oramai settantenne, abbandonato dalla moglie e dei figli, farà interminabili crociere lungo i favolosi mari del sud. Eh no, non è giusto. Non è giusto che i risparmi di una vita di lavoro onorato finiscano così malamente. Per le soddisfazioni che danno due figli come i nostri. E quando saremo vecchi verremo a sederci su di una panchina. Ai nostri funerali non verrà nessuno. Nessuno? Ah, la vita è meravigliosa. La prima volta lei mi ha detto... Si sarà ritirato. Effettivamente, ho risposto io, cercando di rintracciarlo tra le pieghe. Non ti preoccupare, lo troverai la prossima volta. Anche la prossima volta, lui non si è fatto trovare. Ti sarà successo qualcosa? Forse il dottore saprà. Il dottore ha guardato con la lente e poi ha sentenziato... È tutta immaginazione. Eppure, non sono un visionario. Prima c'era veramente. Allora, per spiegarmi meglio, dirò che non c'è più immaginazione. Ho dovuto ammettere obiettivamente che aveva ragione. Allora, sorridendo, il dottore ha preso un secchio pieno d'acqua e lo ha agevolmente sollevato, non con le mani, bensì con ciò che lui stesso aveva chiamato immaginazione. Guardi. Mi ha detto assai soddisfatto. Cosa sono in grado di fare con la mia immaginazione? Dottore, la sua immaginazione è certo fuori dal comune, ma mi permetta di dirle che se io avessi un'immaginazione come la sua, invece di sollevare secchi pieni d'acqua, mi dedicherei a passatempi meno vistosi, ma più eccitanti. In seguito sono andato da una donna perduta. Senta, sono momentaneamente sprovvisto di immaginazione. Ne ho tanta, io che non se ne deve preoccupare, vedrà. Non ho visto niente.
È la vita. E io sono molto attaccato alla vita. A parte quella volta. Mi viene da piangere. Tutti coloro che ci amano. Non sono morti. Ma il loro amore è immenso. Mio fratello Placido, ebanista sensibile, sopravviverà a stento. Mentre mio cognato Oreste, che mamma più di un fratello, uscirà di senno. Mia sorella Elvenira, già cagionevole di salute, morirà certamente di dolore. È terribile. Già vedo la mia famiglia. I miei genitori, i miei 13 fratelli che già versano nella primera indigenza, lasciarsi definitivamente morire di fame. La gente, sconvolta dalla nostra prematura di partita, getterà splendidi fiori sui nostri corpi ormai freddi, ma ancora teneramente avvinti nel loro abbraccio di morte. Provo una gran pena anche per tutti loro. Anche io. Ma dobbiamo farlo. Tutti i giornali pubblicheranno le nostre fotografie dei giorni felici. E anche coloro che ancora non ci conoscono, e sono tanti, avranno un sussulto alla vista delle nostre giovani volte sorridenti. Domani è domenica. Tutti compreranno il giornale. Abbiamo scelto il giorno giusto. E anche l'arma giusta. Una piccola rivoltella nera spegnerà per sempre le nostre giovani vite. Sono molto eccitata. Oh, andrà tutto benissimo. A chi premerà per primo il grilletto? Oh, io, puntando la rivoltella sulla tua candida fronte. Poi? E poi rivolgerò l'arma contro me stesso e resteremo uniti per tutta l'eternità. Ci troveremo abbracciati in questa barca alla deriva. La barca fa acqua. Effettivamente. Stiamo affondando. Effettivamente, facciamo qualcosa, ma è troppo tardi. Sparerò un colpo per aria, qualcuno verrà di sicuro a salvarci. BAM! Velocemente. Più di tutto mi preoccupa l'impatto con il terreno. Ho sempre sentito dire che precipitando dal 14° piano si muore sul colpo e non si sente nulla. Io trovo che si parla con troppa leggerezza di queste situazioni insolite quando se ne è al di fuori. A tale proposito, anch'io sono stato leggero in più di una circostanza, lo ammetto. Infatti, parlando di sconosciuti o di parenti vicinissimi morti all'improvviso, ho sentenziato: non si è accorto di nulla, non ha avuto il tempo di soffrire, se n'è andato in punta di piedi. Ne sono pentito. Io non so cosa diranno di me a volo ultimato, ma spero che a nessuno verrà in mente di dire se n'è andato in punta di piedi. Io non so ancora con esattezza come me ne andrò, ma non sarà certo in punta di piedi. Mi compiaccio di aver deciso di pensare invece di gridare. Del resto, io sono sempre stato un riflessivo, una persona normale, tranquilla. Ho solo una mania, ma è una cosa da nulla, un'abitudine radicata piuttosto. A me piace dormire completamente vestito. Prima di coricarmi mi metto la giacca, ma non quella del pigiama o quella da camera, quella da passeggio. Metto la cravatta, sopra la camicia naturalmente, e qualche volta il cappotto.
Se piove, metto l'impermeabile per essere in carattere. Una sera, fuori pioveva e mi sono sdraiato sul letto completamente vestito. Ho aperto l'ombrello e me lo sono messo in testa. Ho dormito benissimo, anche perché avevo i piedi ben riparati dagli stivali. Un'altra sera, invece, sentendo il rumore della pioggia sui vetri, ho cominciato a pensare a quelle povere persone che non possono ripararsi né dentro né fuori di casa. Provavo un po' di rimorso, dato che ero così ben imbacuccato. Allora ho chiuso l'ombrello, mi sono levato l'impermeabile e gli stivali e mi sono detto: è giusto che soffra un po' anch'io. Beh, non sono più riuscito a dormire, perché è inutile, quando piove bisogna coprirsi bene. Almeno io sono abituato così. Ma la mia non è pigrizia. Sarebbe pigrizia se andassi a dormire così come mi trovo. E invece mi cambio tutto prima. Il pigiama mi fa schifo. Lo trovo un indumento per malati. Ma infatti negli ospedali hanno tutti il pigiama. Secondo me il pigiama influisce negativamente sul morale. Mi fa sentire malato. Se i medici obbligassero i pazienti ad andare a dormire vestiti, guarirebbero subito. Anche perché inizierebbero a dirsi: cosa ci faccio? Non sono mica malato. Se fossi malato sarei in pigiama. E li salterebbero giù dal letto guariti. Siamo proprio schiavi dell'abitudine. Sempre le stesse cose, senza preoccuparci di pensare che se cambiassimo il sistema cambieremmo anche noi. Buon anno! E anche a lei tantissimi auguri estensibili alla sua bella e cara famigliola. Non mancherò. Ci mancherebbe. Mi mancherei se mancassi di estendere i suoi auguri alla mia bella e cara famigliola. No, lei ci mancherebbe se ci venisse a mancare. Mai dovrei venirvi a mancare. Tocco ferro e ritiro il buon anno. Se la mette su questo tono, anche io ritiro i miei auguri. E allora perché li fa? Perché usa. Gli altri li fanno a me, io li faccio agli altri. Ma non attaccano mai. Ma chi l'ha detto? Forse qualcuno attacca. No, mi creda. Attaccano solo le maledizioni. Oh, belle, perché? Perché quelle si fanno veramente con tutto il cuore. E lei dice che gli auguri non si fanno con tutto il cuore? No, io li faccio per abitudine e vergognandomene. Se avessi il sentore che qualche augurio ha ottenuto un risultato positivo, potrei schiattare di rabbia. Sono molto invidiosa. Che brutta malattia che ha l'invidia. Non la invidio per niente. Lei non invidia l'invidia, invidia probabilmente la mia posizione. Oh bella, non è diverso dalla mia. Siamo ambedue all'impiedi sulla piattaforma posteriore di un tram. Non faccialo, gnocchi, lei ha capito benissimo che sono una persona agiata. Ha certamente notato l'anello con brillante che porta l'anulare della mano sinistra. Non lo nego, ma il suo fine al fatto le avrà fatto avvertire un acuto odore di tartufo. Esso proviene dalla mia tasca. Ah, vuole fare confronti? Ma è un esemplare eccezionale, quasi mezzo chilo. Vabbè, ha vinto lei. Facciamo cambio? Il suo anello non ha odore. Beh, se solo per questo il suo tartufo non luccica. Non è tutto oro quello che luccica. Non è tutto tartufo quel che odora. Il suo anello è una patacca. Il suo tartufo è una patata. Ebbene, spero che lei muoia entro l'anno nuovo. Le auguro di morire qui sul colpo. E tiri subito la sua maledizione. Non prima che lei non abbia ritirato la sua. Come non detto? Come non detto. Adesso possiamo congedarci. Io scendo la prossima. Si allontani e cammini senza mai voltarsi indietro. Finga di non avermi mai conosciuto. E lei? Io la seguirò con la coda dell'occhio, ma con tanta tristezza. Vada! Prima che io abbia a pentirmene. Se solo potessimo rivederci, forse potremmo trovare un'intesa. Troppo tardi. Buona fine. Intende proprio quella fine fine? Sì. E allora anche a lei buona fine, estensibile alla sua bella e cara famiglia. E no, adesso bada. Dobbiamo mancare tutti e due. Stia tranquilla, mancheremo tutti quanti. Oddio, non ci sarà proprio più nessuno. Proprio così. Addio. Addio. Come si vive male oggi in città? Certo che anche in campagna. In campagna è pieno di polli. E perché le galline la pillola? Non la prendono. L'aborto lo farebbero, ma i galli non glielo lasciano fare perché il Papa è contrario. Le galline se ne fregherebbero dell'argentino, ma i galli dicono che non si sa mai un domani che fanno un Papa un po' meno argentino.
è un po' più amante degli animali, è capace che affibbia l'anima anche al pollame. E se quello sgarra, lo sbatte dritto all'inferno. Ma così finisce arrosto due volte. Una volta nell'aldiqua e uno nell'aldilà. Il mondo è pieno di polli perché il gallo non si tira mai indietro. E in quell'attimo, che poi dura soltanto un attimo, che salta addosso alla gallina, tac, vista, presa. E la gallina sessualmente non ha ancora fatto in tempo a mettersi nell'ordine di idee che lui l'ha già messa incinta. Il gallo ha l'eiaculatio precox, come Pavese, è solo che lui non scrive romanzi, perché tanto sa che non glieli pubblica nessuno, neanche da morto, e nemmeno si suicida, perché tanto sa che prima o poi qualcuno gli tira il collo. E allora, finché può, il gallo tira a campare. E intanto corre la cavallina. Ma non per il modo che hanno di gestire il sesso, perché lì ciascuno si arrangia come può, ma perché non sono più i galli di una volta. I galli di una volta cantavano all'alba perché andavano a dormire con le galline. I galli di adesso, invece, dicono alla gallina: gallina, tu vai pure a dormire, che io mi faccio la doccia e poi vengo. E invece la spiano dal buco della serratura. E quando la gallina, stanca di aspettare, si è assopita, escono quatti quatti e se ne vanno in giro a fare le ore piccole. E poi tornano cantando a squarciagola come Pappalardo alle tre di notte. Ecco perché li odio. Ma non gliela do vinta e mi metto a cantare anch'io come Pappalardo. Ma roba classica, non so. La Traviata, Vipera. Mia moglie però non è molto contenta. Una volta mi ha detto: perché canti di notte? Non vedi che è svegliato anche i galli? Senti come cantano forte. Loro cantano forte, ma io canto più forte di loro, perché ho più resistenza e più volume di voce. Infatti, hai svegliato anche i cani. Senti come cantano anche loro. Canta anche tu, le ho cantato io. Vedrai che noi due uniti li freghiamo tutti quanti. Non mi frega niente di fregare i cani e i galli. Io voglio solo dormire. Prendo la macchina e me ne torno in città. Io no, non voglio proprio dargli la vita. E l'avrei vinta io. Infatti, verso le 5 del mattino li avevo praticamente fiacciati, anche perché avevo acceso la filodiffusione a volume altissimo. Quando si è in guerra, tutti i mezzi sono buoni. Se non che verso le 5 e un quarto hanno incominciato a cantare anche tutte le vacche e i maiali del vicinato. A quel punto ho avuto un crollo e mi sono arreso. Ho preso la moto per tornare in città e al mio passaggio in mezzo a quel coraccio di bestiame cosiddetto domestico, giurerei di aver sentito anche un paio di robusti tarnacchi, qualche bue frustrato. Lasciatami quell'onta alle spalle, ho cercato di cantare per tenermi sveglio durante il viaggio, ma non ce l'ho fatta. Mi sono addormentato e sono finito in un fosso. Adesso, oltre ai galli, che sono la pietra dello scandalo, odio anche mia moglie, da quando è venuta a trovarmi in ospedale. Dopo l'incidente mi avevano fasciato praticamente tutto, lasciando fuori solo la bocca, forse per far prendere aria alle gengive. Ebbene, lei, anziché sussurrarmi con voce rotta: povero caro, come va? Appena è comparsa sulla porta, ha fatto un ghigno dei più perfidi. Poi si è avvicinata a non più di 5 centimetri. Non la vedevo, ma l'ho capito dall'alito che era lei. E con fredda determinazione mi ha sibilato in bocca: canta, che ti passa. È dottore? No. È dottor professor? No, è un'altra persona. Ah, è la stessa persona. Ah, meglio così, mi semplifica molto. Chi parla? Io sono... Beh, dottore, il mio nome non le dirà niente, ma noi ci conosciamo, eh. Aspetti che le ricordo. Dunque. Sì, io sono venuto da lei, dottore, l'altro giorno a cagione della mia signora. Sì, mia moglie. Mia moglie russa, si ricorda? Come? Il nome? Ah, perbacco, si ricorda il nome? Fa piacere, sì. Petrovna? Dottore?
se non interferisco. Dottore, è lei che ha detto Petrovna? Olga Petrovna? No, no, niente affatto. Se la ricorda benissimo. Una russa con una bella appendice? Ma mi fa piacere per lei, dottore, ma non è mia moglie. No, 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 no. Dottore, io conosco benissimo mia moglie, è una gran confidenza, ma l'appendice non gliel'ho mai vista. Non lo so se è bella, ma di sicuro non è lei. Allora, mia moglie è russa, ma è piemontese. Camoletto di Benasco, provincia di Torino. Ha capito? Sì, allora. Mia moglie è russa. Sì, naturalmente, quando dorme. Sì, sì, sì. No, 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 quando è sveglia no. Normale? Ah, lei dice che è normale. Ma mica tanto, sa, almeno per me. Sì, d'accordo, ma non c'è una cura, vitamine, che so, adenoidi, contraccettivi. Non me ne intendo, non conosco il procedimento. Dica, dica lei che sa. Sì, ma in definitiva, qualcosa per farla smettere di russare. Io non ce la faccio più tutte le notti, sempre la stessa storia. Col fischio. Ma si figuri se non ho provato col fischio. Sì, lo so, lo usavano anche anticamente. A lei dice che va sempre bene. A me va male, malissimo. Fischiare più forte. Dottore, lei non mi ha mai sentito fischiare. Ma lo sa che una notte i vicini si sono lamentati, ancora un po', il padrone di casa mi manda via per molestie. Sì, no, dottore, non è che voglio parlare solo io, dica. L'altra sera per tornare a bombo ho acceso la radio. Per coprire il fischio. Beh, anche mia moglie. Quanto tempo, dottore? Sono la bellezza di 18 anni che andiamo avanti così. Ma quando siamo sposati ha sempre russato. Sempre. No, quando sveglia no, dottore! Prima di sposarci, non lo so, dormivamo uno qui, uno lì, ognuno a casa propria, a letti separati. Distanza. Ma un chilometro e mezzo in linea d'aria, circa. No, dottore, non la sentivo, neanche volendo, guarda. No, no, no. Dottore, adesso io voglio sapere da lei se c'è un sistema. C'è? Veramente? Oh, dottore, lei non sa come mi fa contento. Guardi, sono tutto orecchie. Dica, dica. Ma come? No. No. Ma no. Ma non me la sento. Non mi sento di dare un colpo in testa a mia moglie. Ma è mia moglie, dottore. Lei dice che è il metodo più sicuro, Può darsi. Ma e se le faccio male? Certo, se le do un colpo in testa non russa più, ma... E se mi muore sotto, io cosa faccio, dottore? Rimango solo e sa, siamo anche senza figlie. No, preferisco che russa. Non posso. No, no, dottore, non esiste. La preferisco viva. Sarà l'abitudine, non so. Cosa vuole? Sono dopo tanti anni ormai, uno dopo tanto tempo si affeziona. Beh, ci si affeziona un cane, lei non vuole che io mi sia affezionato a mia moglie. Ah, non ha niente in contrario. No, no, io dicevo... Sì, no, ma dice... No, dicevo... Dice, pensavo che ci potesse essere qualcosa senza arrivare a queste misure di emergenza. Ma no, ma non sto gridando, dottore, volevo solo finire un discorso. È un discorso lungo, sì. Cercherò di essere breve. Come dicono i... vabbè, se proprio non si può, me la tengo così. Cosa vuole? Visto che non c'è niente da fare, visto che anche la scienza è impotente... Come? Ma no, non io, la scienza! Sì, ho detto anche, ma non mi riferivo a me. Anzi, sapesse, dottore... No, per me è indifferente. No, in quei momenti lì, anche se è russa, non me ne importa. No, non interferisce nel rapporto, no. No, non fischio. In quei momenti lì, non fischio. Dottore, lei vuole sapere troppo, non mi faccia parlare... Se no mia moglie si secca e poi... no, tutto bene da quel lato. Per ora, vedremo in seguito. Senta, dottore, visto che lì per mia moglie non c'è niente da fare, no, non si potrebbe fare qualcosa per me? Un sonnifero, non so... Come? I tappi nelle orecchie. Ma quelli me li metto da un pezzo. Ah sì, si figuri che ho anche messo la testa sotto il materasso con la radio accesa. Ma no, non è servito lo stesso. Dottore. Si metta una mano sulla coscienza, non so, non c'è un rimedio che sia così efficace da un sonnifero. Come?
Ah, già, uno qua e uno di là, ciascuno a casa sua, a 1,5 chilometri di distanza in linea d'aria, dice lei. Ah, lei dice che è la distanza giusta, come quando eravamo fidanzati. Dottore, lei mi fa tornare indietro di 20 anni. Ciao, dottore, solo a parlarne mi viene la pelle d'oca. Sì, sì, sarà il sentimento. Adesso che ci penso, però, non è possibile, non è più possibile, no, dottore? La distanza è cambiata, ma la casa no. Sì, la casa di mia moglie, quando eravamo fidanzati, non c'è più, l'hanno buttata giù. Sì, adesso c'è un palazzone. Sì, come dice, a mandarla da sua madre? Da sua madre. No, non c'è neanche più sua madre, no, no. Ma non l'hanno buttata giù, è mancata, da sola. Sì, l'anno scorso. Ma no, non si deve, ma non si deve scusare, dottore. Ma come poteva saperlo lei? Ma si figuri. E come dice? A mandarla da mia madre? Da mia madre? Sì, mia madre è ancora viva, sì. Ma non vanno d'accordo lei e mia moglie, no? Sì, sì, è russa anche mia madre. Come dice? Sì. Ma la... Le dovesse sentire, tutte e due, dottore, gridano tutto il giorno, di giorno litigano e di notte russano. Sì. E quando viene a farci visita mia madre, si ferma a russare da noi. E la notte? No, non potrei resistere, dottore. La mettiamo a dormire in cantina con il vino. Sì, la cantina è fresca, ma non è umida, è come un salotto. E poi lo sa benissimo. Sì, lo sa anche lei che i reumatismi ce l'hanno tutti a quell'età. Sì, la casa, volevo spiegarle, è piccola, ma i muri sono molto grandi e spessi e non si sente niente. Sì. Pronto? Pronto, dottore, professore? Deve essere caduta la linea. Adesso la faccio. Pronto? Pronto? È lei, professore? Mi scusi per prima, sono di nuovo io. Deve essere caduta la linea. Sì. Come? L'ha fatta cadere lei. Apposta. E adesso lo fa di nuovo. Un dottore professore che fa cadere la linea. Andiamo male. È per quello che le cose non vanno avanti. L'esempio viene dall'alto. Tutti buffoni siamo. Stanotte provo a darle un colpettino in testa. Così piano per cominciare. Domani un tantino più forte. Dopodomani una stangatina un po' più consistente. E così in progressione. Cioè aumentando gradatamente la forza. Penso che nel giro di un mese, se riesco a usare bene i colpi, non russerà più. Un'improvvisa intuizione si è fatta luce dentro di me. E se invece di andarmene io cadessi in punta di piedi, forse avrei qualche possibilità di salvarmi. Ho già sentito dire di persona molto fortunata, quello è uno che cade in piedi. Io farei ancora tempo a cadere in piedi, se riuscissi tecnicamente a rigirarmi per aria, se non proprio sulla punta, anche più tradizionalmente sulla pianta.
è più serio. È persino più facile, credo. Ma che intuizione! Ogni tanto ne ho di intuizioni. Per esempio, per Capodanno, invece di un colpettino in testa, mia moglie l'ho bruciata. Viva! Quando uno brucia, si vedono le ustioni delle parti del corpo che bruciano. Ma mia moglie era talmente bruciata che non solo non si vedevano le ustioni, ma non si vedevano neanche più le parti del corpo. Bruciata, più che bruciata, era fusa, liquida. Com'è che sia andata, che l'ho bruciata? Proprio non ricordo. Ricordo che però mia madre mi ha detto: distratto? Sei sempre stato distratto. Ma adesso non essere anche disordinato. Raccoglila almeno, è pur sempre tua moglie. Ma come faccio a raccoglierla, non vedi? È brodo. È scivolata sul pavimento, si è allargata tutto intorno ai mobili. Lasciamola lì. Tanto dopo un po' si secca. Raschiamo via, passiamo un po' la cera e tutto torna come prima. E poi vorrà dire che se mi sposo un'altra volta farò un po' più di attenzione. E poi io non ce l'ho mica con le donne. Guardate Ortensia. Ortensia ha due mani molto sviluppate. Soprattutto la destra è più sviluppata della sinistra per via del lavoro che fa. I piedi non gliel'ho mai visti, anche perché sul lavoro porta le scarpe. Però a occhio nudo, destro e sinistro sono uguali e come numero di scarpe più vicino a un 52 che a un 36. E tutto il resto è in proporzioni, perché Ortensia è grossa, ma è dolce. È grossa com'è, se qualcuno ha bisogno di lei, lei si fa in quattro pur di dare una mano. L'altro giorno, che non ne potevo più, ho preso il coraggio a due mani. Le ho telefonato e con un giro di parole le ho fatto capire che avevo bisogno di lei. Ortensia, mi si sta gonfiando la parte. Bene. Ha detto lei. Che tra l'altro è un'appassionata del suo lavoro. Se vieni qua, ti tolgo il fastidio. Io sono andato là e le ho detto: ora che sono qua, mentre mi togli il fastidio, cercherò di essere all'altezza. Se vuoi essere all'altezza, mettiti lungo disteso e lasciati andare. Io mi sono lasciato andare lungo e disteso. Ma sono rimasto anche un po' obliquo e un po' rattrappito. E lei se ne è accorta subito e mi ha detto: disteso sei, disteso, ma sei un po' troppo teso. Chiudi gli occhi e non pensare a niente. E non pensare a niente in un momento come questo non è facile. Se non hai nulla in contrario, però, penso a te, in costume da bagno. Ma pensami anche nuda, basta che non mi fai resistenza. No, resistenza no, sarebbe contro il mio interesse. Così ho chiuso gli occhi e non ho fatto resistenza. Lei ha messo la mano sulla mia spalla, ha afferrato il coso, lo strumento e... crack! Non ho sentito niente, anche perché il dente è venuto via subito. Certo, se si sapesse che nella fretta
sono uscito dalla finestra senza documenti. In tasca non ho neppure la carta d'identità. Viene a cadere così l'ultimissima possibilità di essere riconosciuto. Sto perdendo la testa. La sua nera mente, sergente, io amo teneramente. Veramente di lei, sergente, tutto io amo. Suo passo incalzante, la sua voce tonante, il suo corpo prestante. Ma suo sguardo è distante, non è vero, sergente? Lei non m'ama per niente. Chi tace acconsente, chi è sordo non sente. Buon sangue non mente e parente serpente. Oh, sergente, scende la sera lentamente ed io salgo velocemente, ma a piedi sono senza patente, con cuore dolente gli scalini del ponte. E la gente è fetente, indifferentemente passa, anche lei passa indifferente, impettito e sprezzante, sembra quasi un tenente. Ed io, umiliato e dolente, scarmigliato e fremente, forse un po' esitante, decisione importante, faccio un tuffo dal ponte e mi butto nel niente, precipitevolmente, indipendentemente, qui mi fermo per sempre, suo Clemente. Queste ultime riflessioni mi hanno talmente inquietato che mi sta tornando la voglia di gridare. Io adesso grido. Griderò il mio nome. Qualcuno mi sentirà. Ma chi vuoi che possa interessare di conoscere il nome di uno che sta precipitando dal 14° piano per una stupida distrazione? Non gridare il tuo nome. Grida se vuoi. Grida pure, ma fa un grido orribile e senza senso, come può esserlo il grido di addio alla vita. Addio vita, addio mondo, addio. Saluti da parte di tutta la mia famiglia. Pensi che ho dovuto caricarli in taxi? Perché non ce l'avrei proprio fatta a portarglieli tutti a mano. E dove li metti tutti questi saluti? La mia casa è piccola, è molto stippata. I nonni, poi, me lo lasci dire, i loro saluti sono ingombranti e attaccaticci. I bambini, poi. Proprio ieri mio marito mi faceva notare che non ci hanno mai degnato di un saluto. Neanche dietro le nostre esagerate insistenze, quindi... E va bene, me ne lasci qualcuno della sua signora, ma pochi, mi raccomando. E scelga i più sciolti, i più maneggevoli. Beh, dove li metto? Ma li appoggi per terra, sistemerà mio marito da qualche parte. Ma cosa c'è quel grosso pacco? Auguri vivissimi, appena sfornati, freschi di giornata. Gli ultimi che ci hanno portato erano stanchi e ci hanno fatto male al fegato. È stato male pure il cane. Ah, allora accetti almeno una parola buona, una sola, nient'altro. Via, me la metto in tasca e me la spenderò più presto. Senta, io vorrei fare il presente. E niente presenti, il futuro incalza. Ma Dio, senza rancore. No, no, il rancore se permette glielo lascio tutto. E durerà a lungo, gliela assicuro. Si sbaglia. A casa mia il rancore non dura. Difatti, non siamo mai riusciti a conservarne. È meglio così. Addio. Addio. L'anima, se c'è, ma c'è di sicuro, perché
perché Dio esiste. Io ci credo. Dio è in ogni luogo. Ma io l'ho incontrato sull'ascensore. Beh, se non era lui, era uno che gli somigliava moltissimo. Non molto alto, un po' traccagnotto, di aspetto abbastanza insignificante. Non fosse che indossava una tunica lunga, bianca, che gli arrivava giù fin sui piedi. E i piedi erano sollevati da terra, ma poco, un paio di palmi, non di più. Tra l'altro aveva due occhi da spiritato, sembrava persino un po' drogato. Ma io ho fatto finta di niente, ho detto i soliti convenevoli che si dicono in ascensore quando uno non si conosce, e poi gli ho detto, scusi, io andrei al quinto, e lei? E lui, con una voce melensa, ma molto melensa, che quindi mi son detto, stai a vedere che è proprio lui, mi fa, io vado oltre. Strano, ho detto io, dal momento che il palazzone qui finisce al quinto. Lo so, mi ha risposto lui avvicinandosi un po', tra l'altro aveva anche l'aria un po' pesantino. Ma oltre al quinto c'è la vita. Non mi risulta, a meno che sopra il quinto non abbiano costruito un night, ma io non ne so niente. Comunque, una volta arrivati al quinto, io molto gentilmente, ma con una punta d'aria di sfida, ho aperto la porta dell'ascensore e gli ho detto, dottore, io sarei arrivato, se lei crede vada pure oltre. Non avevo ancora terminato la frase che lui era già cavalcioni sul davanzale del quinto e agitando una manina bianchiccia e molliccia, sempre con quel tono melenso, mi fa, ci rivedremo lassù. E si è buttato. Io ho guardato giù per vedere come si era spiaccicato sul marciapiede. Ma niente, forse, mi sono detto, si sarà aggrappato ai tetti. Allora ho suonato i campanelli di tutti i condomini ed ho organizzato una battuta di caccia sui tetti. Qualcuno è arrivato addirittura con un bastone, ma io ho detto, ma no, è un tipo innocuo. Sui tetti non c'era, per terra neanche. Dove poteva essere finito? Aria, sì. Beh, ma se è volato per aria, allora era lui. Ma se era lui, ma che bisogno aveva di farsi 5 piani con l'ascensore? Indotta è perfettamente riuscito. Vedrà che passi avanti abbiamo fatto. Ma io mica mi sento tanto bene. Non ricordo più nulla. Ho come un senso di vertigine. Ma che c'entra la regressione? C'entra. Benone. Adesso come sta? Io bene, grazie. E lei? Anch'io sto bene. Sto proprio bene, creda. Mi fa piacere. Quando uno sta bene è meglio. Beh, non me ne parli. Quando io non sto bene, non sono più io. Neanch'io, sa. Però a pensarci bene, proprio bene bene non sto. Ah no? Che cos'ha? Ma non so, malessere imprecisato. Ma come si manifesta? Ancora vertigine? No, più che altro è un senso di disagio. Vabbè, sa, succede anche a me. Dopo cena, una sera sì e una sera no. Sento un disagio. No, a me il disagio succede prima di pranzo, ogni giorno. Vabbè, deve essere il metabolismo. Ma non dica stupidaggini, sono sano come un pesce io. Non direi proprio dai sintomi. Non ho nessun sintomo io. Beh, il disagio non è forse un sintomo?
il suo, il mio, lo escludo in modo tassativo. Mi stia a sentire, se la prende su questo tono, tronco la seduta. Stia buono, altrimenti le aumenta il disagio. Pensi al suo di disagio, che al mio ci penso io. Adesso come va? Decisamente male. Dipende dai denti. Lei mi sbalordisce. Ma come l'ha capito? La sua guancia destra è molto gonfiata. E io sono laureato in psicologia. Non ne parlo mai per non mettere in imbarazzo le persone che hanno lauree normali o le persone normali che non hanno lauree. Veda, prima di laurearmi in psicologia non ne sapevo niente di psicologia perché non ne conoscevo le regole. Andavo ad orecchio quando andavo, ma generalmente non andavo perché non me ne fregava niente. Non le davo quell'importanza che invece ha. A me, per esempio, la psicologia mi ha enormemente aiutato con il sesso. Non sbaglio più un colpo, ma ho dovuto studiare molto. Tanto che, come ripeto, per imparare proprio tutto, mi sono laureato. L'autodidatta, soprattutto in psicologia, ma anche nel sesso, è piuttosto lacunoso e deficitario. Direttamente si prenda la laurea. È indispensabile? Beh, veda, prima di laurearmi in psicologia, se vedevo un bambino piangere, pensavo a fame, a sete. Adesso so che sotto c'è ben altro. La necessità di abbandonare un bisogno. Ma dica piuttosto un bisogno di abbandono. E perché mai? I bambini abbandonati sono degli infelici. Mi segua con più attenzione. Il bambino sente la necessità di abbandonarsi all'affetto materno, all'affetto paterno, eccetera, eccetera. A me i bambini abbandonati dai genitori mi fanno proprio pena. I bambini abbandonati fanno tenerezza. Per non parlare di quelli abbandonati dai genitori. È un brutto argomento. Sorvoliamo. Ah! Che spirito sensibile. Piange al pensiero. Ma non è propriamente così. Ho una fitta al molare. Ah, a proposito di fitte, io sono uno psicologo abbandonato dalla moglie. All'improvviso è scappata con un altro. E a quel tempo lei era già laureato? Sì, ma inspiegabilmente la laurea non mi servì a niente. Ma anche sua moglie era laureata in psicologia? No, ma aveva un corpo sconvolgente. Voglio venirle in aiuto, le suggerirò un argomento. Oh, non sa quanto le sono grato. Allora, cosa pensa delle donne? Sono tutte puttane. Non sia precipitoso. Quasi tutte. Andiamo meglio. Beh, non esageriamo. Si distenda un pochino che ricominciamo da capo. Sì, sì, mi siedo perché sono molto, molto stanco. Beh, voglio assecondarla, mi siedo anch'io. Va meglio? Sì. Allora, mi parli di sua madre. No, è scorretto. È un argomento difficile. Ma non esistono argomenti difficili. La difficoltà è pensare. Questa non è un'intuizione. Infatti mi è venuta senza fatica. Però è vero. Sì, ma hai risaputo. L'intelligenza media, invece, è molto bassa. Ci vorrebbero meno geni e un livello di intelligenza media un po' più elevato. Ma anche questa mi pare una modesta osservazione totalmente priva di originalità. La pregherei di non interrompermi continuamente mentre sto pensando. Mi scoraggia. Mi scusi. No, mi scusi lei. Vede, è che non riesco a pensare a niente di definitivo. Ma non
che io abbia bisogno dal tutto, Ma se lei potesse aiutarmi con le mie meditazioni, io ne sarei veramente molto grato. Altra, ciò mi è assolutamente impossibile. Sono molti anni che penso da solo e siccome sono un individualista esasperato, penserò sempre da solo e con la mia testa. Le ricordo che esistono celebri coppie di pensatori, i due serventi, i quattro moschettieri. Quattro moschettieri erano quattro? No, due coppie, ne sono certo, guardi, ho letto il libro più di 200 volte, posso dimostrarle in qualunque momento, vero? Non è necessario, le credo sulla parola. Orbene, mi accorgo che qui stiamo perdendo tempo prezioso, il tempo è danaro. I soldi non sono tutto nella vita. Ma la vita è nulla senza soldi, mi creda. La vita è un paradiso di bugie. E le bugie hanno le gambe corte, tutti i nodi vengono al pettine. Personalmente non me ne importa niente. Come vede, sono completamente calvo. L'importante non è quello che c'è sulla testa, ma quello che c'è dentro. Parla bene lei. Dice così perché è fortunato, è intelligente, ha i capelli folti ed è anche ricco. E lei è povero e pelato. E fin qui, niente di male. È il suo livello intellettuale che mi preoccupa. Personalmente lo trovo tremendamente scarso. Cosa intende dire? Proprio quello che ho detto. Ritiri subito quello che ha detto, sa? Oddio, mi sento male. Oddio. Via, così, tutto d'un tratto, sarà il solito mancamento. Peccato non siano qua i suoi figli. Chissà come si animerebbero. No, temo che sia la mia volta. Prima o poi è la volta di tutti. No, sento che questa è la volta buona. Buona per chi? Mi risparmi i suoi sarcasmi, miserabile. Non vede che sto vacillando? Via, un po' di dignità in un momento come questo. Stia dritto e la prenda con spirito. Lo spirito è forte, ma la carne è debole. È vero che la carne è debole. Mi osservi bene. Che fa? Vacilla? Sembrerà impossibile, ma sto avendo un mancamento anch'io. Non mi dica. Non ho bisogno di dirglielo, lo vede da sé. Diavolo d'un dottore, lei finge. Sì, ma finge anche lei. Confessi che ha simulato tutto per farsi compiangere. Confesso. Ma lei perché lo ha fatto? Mi chiede perché l'ho fatto? Certo, e guardi che non si tratta solo di curiosità. E quindi? Per solidarietà. Non volevo che si sentisse solo nel momento del supremo distacco. Qua la mano, amico. Non stringa così forte, me la spezza. Ai! Me l'ha spezzata. Lei si spezza, ma non si piega. È perché sono tutto d'un pezzo. Non più ora, mio caro. È vero. Non rida così. Il riso fa buon sangue. Io non sopporto la vista del sangue. E io non sopporto la vista del riso. Quanto così. Facciamoci una pasta asciutta e mettiamoci una pietra sopra. La pasta asciutta con la pietra sopra se la mangia lei. Per me è indigesta. Certe cose vengono bene solo se fatte con amore. Meglio no. Meglio sì. Arrivederci e stia bene. Anche lei, mi raccomando. Speriamo. Speriamo. Arrivederci. Peccato la fretta, altrimenti gli avrei dato la ricetta del pollo alla calabrese come la fa mia madre. C'è da leccarsi i baffi. Vabbè, io vado a casa a piedi. Sì, perché non ce l'ho la patente. Non è che non l'ho voluta la patente, non me l'hanno data, vai a sapere. Cioè, lo so benissimo. È che a scuola non ho avuto nessun problema per tutto il tempo delle lezioni. È stato il giorno dell'esame che mi ha fregato. Intanto avevo due istruttori in macchina e non so se regolare. Quello davanti alla mia destra
fronte bassa. No, no, non che fosse scemo, perché anzi era molto intelligente. Se non sono intelligenti non li prendono a fare gli istruttori. Quello dietro, fronte normale, gambe lunghe. Inizio bene. Prima, seconda, terza, quarta, retromarcia, poi prendiamo rettilineo lunghissimo. Andavo piano, 80, 90, non ricordo. A un certo punto un biglio. Voi che guidate sapete tutti cos'è un biglio. All'inizio c'è una strada e a un certo punto diventano due. Il mio era un bivio speciale, ad angolo retto. La mia strada finiva dentro ad un'altra che la tagliava. Si poteva andare o a destra o a sinistra. Dritto? Boh, c'era il muro. Arrivati lì, l'istruttore alla mia destra mi fa: giri a sinistra! Quello dietro: giri a destra! E io, per non far torto a nessuno dei due, sono andata dritta nel muro. Ho chiuso gli occhi però. Quando l'ho riaperti, l'istruttore alla mia destra, vi ricordate quello con la fronte bassa? Beh, ecco, non aveva più la fronte bassa. Ce l'aveva altissima. No, no, non in altezza, in spessore. Che si era gonfiata battendo la testa contro il vetro davanti. Io mi ero tenuta a fermo al volante, presenza di spirito. Però ho guardato in basso per controllare le gambe. Non si sa mai. Lì sono svenuta. Perché quando ho controllato per vedere se avevo tutte e due le gambe, me ne sono viste tre. In un incidente può succedere di perdere un gambo. Anche due se sei particolarmente sfigati. Ma non è mai successo di trovarsi con tre gambe come era successo a me. Insomma, sono svenuto perché non ho avuto il tempo di riflettere che la terza gamba, ma non era la mia, era quella dell'istruttore dietro, quello con le gambe lunghe, che strisciando sotto il sedile a causa della frenata contro il muro si è allungato ancora di più incastrandosi tra le mie due gambe. Lì, se uno è sensibile, sviene. La patente non me l'hanno data. Anzi, ho dovuto pagare i danni all'istruttore con la fronte bassa, a quello con le gambe lunghe, perché una adesso ce l'ha anche più lunga dell'altra, e alla scuola guida per i danni alla macchina. Un'altra volta non c'è stata e non ci sarà più, a meno che non mi garantiscano un istruttore senza gambe e l'altro con la fronte sfuggente, ma molto, molto sfuggente. Thank you.
grazie per essere intervenuti al nostro saggio. Noi 12 ci siamo divertiti, ci siamo conosciuti, abbiamo messo in gioco le nostre timidezze, le nostre curiosità, la nostra voglia di sperimentare. E questo grazie ai nostri insegnanti che ci hanno seguito, supportato e sopportato. Un grazie di cuore va a Maria Grazia Tirasso. Ha aperto la strada, accogliendoci con professionalità e pazienza. A Luigi Marangoni, che ci ha insegnato a fare buona voce. A Fabrizio Giacomazzi, ad Andrea Carretti, che ha cercato di far uscire dal tempo. E per ultimo, ma non ultimo, il coordinatore, che in questi ultimi 4 mesi è riuscito a farci fare quello che voi questa sera avete avuto il buon cuore di venire a vedere. Lorenzo Costa! Thank you.